Tra 20 giorni la galleria Cagurino di Urbino sulla strada statale 73 bis verrà riaperta in un unico senso di marcia nella direzione Urbino-Fermignano, lo annuncia il sindaco Maurizio Gambini durante la conferenza stampa dedicata agli aggiornamenti sulla viabilità del traforo che lo scorso 27 dicembre è stato teatro di un tragico incidente nel quale hanno perso la vita 4 persone. Insieme alla polizia stradale e ai vigili urbani abbiamo visto sul tema di riaprirla in sicurezza, abbiamo fatto un incontro in prefettura che è convocato dal prefetto che ha convocato tutti, la regione che è il proprietario della vecchia strada, del tratto che adesso si sta percorrendo alternativa alla galleria di Cagurino, dove chiaramente è stato già appaltato il lavoro per il rifacimento completo di quella strada che già da alcune mesi, perché già da dicembre l'avevano prevista ancora prima che succedesse l'incidente, purtroppo, ma se avessimo fatto partire i lavori subito sarebbe stato complicato perché il senso unico alternato per l'asfaltatura avrebbe provocato degli ingorghi paurosi. Invece credo che nel giro di un paio di settimane circa si finirà il completamento dell'illuminazione di riferimento lungo la galleria e alcune segnalettiche particolari che devono essere messe per renderla in sicurezza, avremo un senso di marcia in discesa verso Fermignano e un senso di marcia in salita nella vecchia strada di proprietà regionale. Questo permetterà alla regione di asfaltare tutta la strada, ma con un senso unico, ovviamente abbiamo sempre una corsia libera, quindi non avremo ingorghi. Quindi abbiamo fatto questa scelta che chiaramente ancora dà un po' di disagi in queste settimane che ci separano dalla riapertura della galleria. Ci sono le buche, ci sono un po' di buche, c'è un limite di 40 km all'ora, dovremmo avere la pazienza, ma se avessimo proceduto con la regione a riasfaltare in questo momento avremmo creato dei disagi sicuramente molto più grandi rispetto a aspettare appunto un paio di settimane, 2 settimane e mezzo. Lavori importanti e tempi lunghi per una galleria che in seguito all'incidente avvenuto a dicembre 2023 ha subito danni per 4 milioni di euro. È stata fatta già tutta l'asfaltatura nuova perché ovviamente aveva creato un problema all'asfalto, ma dovrà essere rifatta completamente l'illuminazione interna, completamente tutto il sistema di reazione, l'imbiancatura di tutta la galleria, quindi l'imbiancatura detto in termini semplicistici e quindi la riqualificazione, il cemento non ha avuto da quello che mi hanno detto i tecnici di Leanas problemi, ma comunque questo lavoro comporterà un lavoro abbastanza lungo e soprattutto un costo che si aggira, detto dai tecnici dell'ANAS, intorno ai 4 milioni di euro, quindi un danno abbastanza importante.